Oggi sono qui a fare un video tutorial che sarà più un crash test, un video che non avrei voluto fare perché non è stato un crash test intenzionale, come di quelli che si comprano cellulari da migliaia di euro, tipo il Note 10 Plus, il iPhone 11 Pro Max, e poi li prendono a martellate, li lanciano dal decimo piano, li fanno esplodere, gli sparano. No, purtroppo questo è successo spontaneamente. Comunque, vi voglio dire che ieri ho fatto la mia ultima live con il mio vecchio cellulare, perché veramente le live mi vengono sempre peggio. Deve essere anche colpa del mio provveditore di internet, perché ieri ho avuto dei problemi con il wifi, che ho fatto non so se 1 o 2 ore di live parlando dei problemi politici in Bolivia e della rinuncia di Evo Morales, e invece sono venuti 8 minuti e mezzo, perché poi oltretutto mi è saltata la pagina della live. Allora sono uscito dal cellulare, ho spento il cellulare, ho acceso il computer e non sapevo come interrompere la live. Comunque YouTube ha estrapolato 8 minuti e mezzo e si vede che vado a salti, che parlo a salti senza nessi, senza soluzione di continuità. Eppure io ho fatto un discorso molto largo che non ha salvato neanche le parti che si potevano salvare, perché appunto la pagina dice per insufficienza di memoria si è chiusa la pagina. Allora ho chiuso il cellulare e alla fine è venuto quello che è venuto. Allora io da oggi vi annuncio che i video li carico in Premiere. Ma passiamo con il tema del giorno. Io credo, nel 2017, circa 2 anni fa, o quasi tre, forse in marzo saranno 3 anni fa, che ho fatto un video tutorial su questo cellulare. Qua dice Genius Touch Future in Your Hands, che poi di touch non ha nulla questo cellulare. È un cellulare molto economico, eccolo qua. Avevo contattato in Instagram, anzi lui mi ha contattato, una persona che diceva di essere il fabbricante, che è andato a Miami a fabbricarlo. Qua vedete le caratteristiche tecniche. Non era cattivo come cellulare. Ma che è successo? Che io prima l'ho messo in una custodia con un altro cellulare, con quello con il quale mi sto filmando, è rimasto un po' schiacciato. Allora si è rigata qua la plastica, vedete? Che poi col tempo si è rotta. Poi ha avuto da sempre, anche quando non si aveva rigato, dei problemi. Lo si apriva e era un po' floscio. A volte si interrompevano le chiamate. E quindi una schifezza. Poi un giorno lo vado a prendere dallo scrittorio e faccio così inavvertitamente, invece di afferrarlo, si vede che ero stanco, stavo editando un video e casca per terra. Già mi era caduto per terra parecchie volte. Come risultato si era rotto qua, che gli avevo messo lo scotch, ma questa volta è venuto via per intero. In pratica non gli funziona lo schermo, il cellulare si carica, il cellulare, ma come vedete qua il flessibile, vedete, sono rimasti i cavi scoperti. In pratica questo cellulare difficilmente si potrebbe riparare e costerebbe più che comprarne uno dello stesso tipo. Quindi è andato a mare mengo il cellulare. Ecco, ve lo volevo dire. Faccio questo video corto, ma ve lo dico perché ho caricato quel video tutorial.
Se proprio volete un cellulare USA e getta, poi questo dovrebbe essere stato fatto negli USA. Prendete questo cellulare. Certo, voi mi direte, ma nessun cellulare se ti cade per terra Shanten Chan rimane intatto. Eppure da un'altezza superiore mi è caduto il Motorola Moto X seconda generazione, per fortuna neanche un graffio nello schermo. Quindi io, per correttezza, ho voluto fare questo video. Poi tarderò ad editarlo e a pubblicarlo in Premiere, perché non voglio che qualcuno di voi prenda questo cellulare pensando che è una bomba, e invece è una mezza chiavica. È una mezza chiavica che se cade per terra si rompe. E se volete uscire da una difficoltà, o se non volete portare in luoghi dove è meglio non portare un cellulare costoso, il vostro Note 10, il vostro cellulare da 500 1000 euro, compratevelo. Però è un cellulare che ha la minima botta, è di plastico così semplice, si rompe, poi ha una tastiera scomodissima, e poi il fabbricante non mi ha più contattato perché gli avevo detto se voleva che io sponsorizzi i suoi prodotti, e si è cancellato dal mio Instagram. In un video che ho fatto, fra l'altro, parlando di illuminati, ho parlato di questo cellulare. Andate a vedere, io poi forse vi metterò in descrizione il link, perché come potrete vedere, mi ha detto il fondatore di questa marca, di questo marchio, questo è il modello Nossa, però è della Genius Touch, che di Touch questo modello non ha nulla. Ti piace il logo del mio cellulare? Come potrete vedere, è una G in un triangolo che assomiglia molto alla G che sta fra squadra e compasso nei simboli massonici. E infatti mi aveva detto che lui era un massone, un maestro massone, che ha fatto questo cellulare. Non so, voi cosa ne pensate? Poi vi metterò in descrizione il link del video tutorial di questo cellulare e di dove parlo anche del cellulare, chiedendomi che cosa c'entri la massoneria in tutto questo. Perché sempre si ascoltavano dei frusci quando mia madre parlava a questo cellulare che io ho comprato. Non so, forse sarà del software spyware, o forse no. Allora vi lascio prima che questo video venga troppo pesante, ma vi ho voluto fare vedere come questo cellulare in pratica non ha resistito a 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, perché si è rotto qualche mese fa, mi è caduto e voilà, si è staccato lo sportellino, ma proprio di brutto, tutti i cavi sono. Poi a forza di piegare e di aprire, di chiudere varie volte al giorno per accenderlo, per chiuderlo, magari anche quello ha contribuito a spezzare i cavetti di rame, che non so come girassero dentro, capito? In pratica anche una filmatrice Verio, le filmatrici con lo sportello, no? Sono meglio le camere fotografiche con lo schermo fisso. A me i flessibili non mi piacciono da quando mi si è rotta la filmatrice, e quindi ho paura anche per altri dispositivi che ho con il flessibile. Allora, come sempre vi dico, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella, commentate sotto questo video facendomi sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, io non metto la PayPal, non chiedo denaro in Patreon, anche perché ho aperto un account in Patreon e non succede nulla.
ma condividiate questo video affinché altri possano commentarlo, dargli like, dislike e condividerlo. Condividete questo video con altri che lo possano commentare e condividere, altre persone che a loro volta lo commentino e lo condividano. In questo modo mi aiuterete ad andare avanti e magari a raggiungere di nuovo le monetizzazioni e a guadagnare qualcosa. Qui il vostro Satan Chan vi saluta in questo nuovo video tutorial. Ciao ciao. PS, post data. Questo cellulare è così fragile che quando mi è caduto, non solo si è staccato lo schermo, ma si è aperto, è uscita la batteria, si è smontato tutto. Veramente una chiavica di cellulare. Non ve lo sconsiglio. Comunque, come cellulare d'emergenza, per usarlo una volta ogni tanto, metterlo in macchina, puoi fare chiamate d'emergenza, se la può cavicchiare.